L'utilizzo di questo velivolo ci consente di acquisire informazioni sia di tipo conoscitivo sia di tipo diagnostico sulle strutture bene culturale senza manomettere nulla, senza porre mano sul manufatto e evitando quindi ponteggi, evitando lungaggini che riguardano la sicurezza legata all'intervento, sia pure esso solamente diagnostico, sul manufatto bene culturale. E quindi con questo velivolo telecomandato si può pervenire anche in zone non accessibili con altri sistemi e pervenire così alla costruzione di una sorta di mappa del rischio del manufatto, mappa del rischio locale, quindi individuare per esempio quelle che sono le zone interessate da uno stato igrometrico particolare, quindi fronti di umidità che possono essere di risalita, di ricaduta, fronti orizzontali o umidità portata dall'ambiente che poi umidità che è alla base ovviamente di tutti i fenomeni di degrado, siano essi chimici, biologici o fisico-meccanici. Alla base dei diversi fenomeni di degrado ci troviamo il più delle volte uno stato igrometrico particolare che porta a fenomeni di imbibizione, quindi in alcuni casi a sollevamenti, quindi distacchi e cadute. Abbiamo proprio fatto volare questo apparecchio per far vedere come si possa intervenire in luoghi delicati e non accessibili con sistemi invasivi, ma che hanno necessità però di essere monitorati costantemente e per poter poi intervenire laddove c'è bisogno di restauri e comunque di messa in sicurezza del nostro patrimonio. Dobbiamo essere figli del nostro secolo e quindi dobbiamo riuscire a coniugare la tecnologia e tutto quello che la scienza ci può mettere a disposizione con la salvaguardia della nostra storia, del nostro DNA, della nostra cultura. Non si può negare la tecnologia e la modernità e comunque la ricerca, perché così si pensa di salvaguardare meglio l'antico. Esattamente il contrario, noi possiamo salvaguardare la nostra storia se riusciamo a far sì che le nuove tecnologie vengano impiegate anche per questo.
sistema così efficiente consentirà anche, oltre a riverificare le piante, vedere in dettaglio tutti gli elementi e quindi prendere anche delle fotografie, vedere un po' le criticità, la conservazione laddove occhio umano non, dal basso non riesce a percepire, consente di vedere tutta la situazione anche statica. Siamo sempre visti come gli Indiana Jones con il bisturi, la zappetta, in realtà questa è soltanto un'infinitesimale parte del nostro lavoro, c'è uno studio precedente che necessita di tecnologie applicate a disegni, fotografie, indagini conoscitive che possono utilizzare sistemi di scansione, sistemi importanti anche per la restituzione di disegni inediti o di iscrizioni che non riusciamo a decifrare bene. E poi c'è una parte importante sul campo per tutto il sistema di rilievo, progettazione e conoscenza. Poi la tecnologia va anche applicata alla conservazione e al restauro, perché tutti gli elementi tecnologici valutano la conservazione, ma anche, importante, questo non viene mai detto, è il monitoraggio della situazione, che anche deve essere affidato a sistemi di software molto raffinato, ma anche a sistemi che coniughino i software con l'impiego di macchinari speciali.